Oggi parleremo della risposta in frequenza degli amplificatori con transistori bipolari. Chiaramente, prima di affrontare la risposta in frequenza, dobbiamo considerare, come abbiamo fatto per il MOSFET, quali sono le capacità interne al dispositivo transistore bipolare. Poi vi ricordate che la struttura interna di un transistore bipolare noi l'abbiamo schematizzata in questo modo. Quindi due giunzioni, una giunzione base emettitore e una giunzione base collettore. Tipicamente noi per realizzare un amplificatore lavoriamo con questo dispositivo polarizzato in regione attiva. Che vuol dire? Che questa giunzione J e B, giunzione emettitore base o base emettitore, è direttamente polarizzata e questa giunzione, giunzione base collettore, è inversamente polarizzata. Ora, indipendentemente dalla polarizzazione, voi sapete, quando abbiamo fatto la giunzione, abbiamo visto che la giunzione di per sé stessa si comporta come un condensatore a facce piane parallele. Quindi è evidente che in corrispondenza di ciascuna di queste giunzioni io ho un effetto capacitivo da portare in conto. Chiaramente queste giunzioni sono polarizzate, quindi queste capacità che noi portiamo in conto dipendono dalla tensione che ci hanno applicate e quindi dipendono dal punto di lavoro del transistore. Ai fini del modello, quindi noi che cosa dobbiamo aggiungere se vogliamo considerare questo effetto? Dobbiamo aggiungere, se lo vanno a considerare il modello piccolo segnale, questo è il collettore, questo è l'emettitore, questo è la base. Se voglio tenere conto di queste due capacità, io devo andare ad aggiungere un termine capacitivo tra base ed emettitore e un termine capacitivo tra base e collettore. Quindi devo andare ad aggiungere una capacità qui. Questa capacità, per analogia col fatto che abbiamo chiamato RP greco e VP greco le tensioni e le resistenze, la chiameremo CP greco. La capacità tra base e collettore, quindi è una capacità che si pone qua nel modello e che viene indicata con CQ. Queste capacità sono capacità molto piccole, picofarad. Significa che confrontate con le altre resistenze del circuito, con le altre impedenze del circuito, queste capacità cominciano ad avere effetto alle alte frequenze, quindi noi le considereremo efficaci soltanto quando andiamo a studiare la risposta del circuito alle alte frequenze. Nel campo delle medie frequenze queste capacità, come abbiamo detto più volte, sono, diciamo, dei circuiti aperti, si comportano come dei circuiti aperti. Ora, chiaramente il valore di queste capacità, se voi state facendo una simulazione SPICE, lo andate a prendere dall'istato di uscita di SPICE e fate attenzione, dovete andare a prendere dopo che avete simulato il circuito, il punto di lavoro, perché come dicevamo, queste capacità, che siano di polarizzazione diretta o di polarizzazione inversa, hanno un valore che dipende dalla tensione applicata, che è dalla corrente. Quindi le dovete andare a considerare nel punto di lavoro del circuito, come abbiamo fatto per il MOSFET. Se invece avete a disposizione il datasheet del dispositivo, che informazione trovate circa le capacità interne del dispositivo? Tipicamente quello che uno può trovare è una misura della CMU che trova effettuata nel punto, quello che può fare è una misura della capacità tra base e collettore effettuata nel punto di funzionamento del circuito e poi in realtà trova nel datasheet che cosa? Trova un grafico
che riporta l'andamento del beta del transistore, poi adesso vedremo perché, in funzione della frequenza. Generalmente, piuttosto che beta, voi troverete la notazione HFE, è il beta, è quello che noi abbiamo visto, il guadagno di corrente in cortocircuito ad emettitore comune. Però, diciamo, storicamente i modelli del transistore, quello che noi abbiamo studiato, questo modello a piccolo segnale, è un modello che viene denominato ibrido. Perché? Perché i parametri del modello sono resistenze e trasconduttanze. Ci sono anche altri modelli, prima veniva utilizzato un modello che descriveva il transistore tutto a parametri H e in quel caso il beta veniva identificato con questo HFE. Quindi voi trovate l'HFE che è il beta in funzione della frequenza. Vedremo tra poco che questo grafico ha un andamento del tipo a singola costante di tempo. Adesso vediamo di identificare i punti importanti di questo grafico e vedremo che in particolare la frequenza di transizione, cioè la frequenza alla quale questo grafico intercetta l'asse delle ascisse, vi restituisce una stima delle capacità interne del transistore. Ok? Quindi voi quello che trovate come informazione sulle capacità interne è contenuto, diciamo, in questo grafico. Allora andiamo a vedere perché, diciamo, è importante conoscere questo punto e andiamo a vedere quali sono i punti notevoli di questo grafico che voi trovate. Abbiamo più volte detto che il beta noi l'abbiamo definito anche come il guadagno di corrente dell'emettitore comune in cortocircuito. Allora applichiamo questa definizione al circuito e vediamo a che cosa corrisponde. Allora, per valutare questo aspetto, un'altra cosa che ho dimenticato di aggiungere è questa, che tipicamente quando costruiamo questo modello, cioè quello che vale per l'alta frequenza, voi trovate qui una resistenza aggiuntiva che prende il nome di Rx. Per cui, diciamo, il vecchio terminale di base, quello che stava qua, in realtà diventa il terminale di base intrinseco e abbiamo quindi un ulteriore terminale di base più esterno che prende il nome di terminale di base estrinseco. Da dove nasce questa resistenza R con X? Va detto che questa è una resistenza di valore molto contenuto, qualche ohm, però alle alte frequenze anche questa comincia a diventare importante. L'origine fisica di questa resistenza qual è? Se voi vi ricordate, abbiamo detto che quando noi facciamo un transistore non è, diciamo, ininfluente come realizziamo i drogaggi di questa struttura. In particolare l'emettitore noi lo facciamo molto drogato, la base noi la facciamo poco drogata. Avere un strato di materiale semiconduttore poco drogato vuol dire che quello chiaramente avrà una resistenza, non ha un comportamento come dire, più simile a un conduttore, come può essere uno strato molto drogato, ma avrà una resistenza maggiore di quella che avranno gli strati, i due strati maggiormente drogati. Questa resistenza, che è una resistenza di pochi ohm che noi individuiamo con Rx, nelle normali modalità di funzionamento, diciamo che è trascurabile rispetto agli altri contributi, ad alta frequenza viene inclusa nel modello. Quindi noi quando faremo, diciamo, i conti, le analisi manuali dei circuiti, non ne terremo praticamente mai conto, ma sappiate che nel modello SPICE, che poi, diciamo, utilizzeremo, l'effetto di questa resistenza di base viene tenuto in conto. Okay? Quindi voi troverete sempre questo definito come il modello piccolo segnale ad alta frequenza del transistore bipolare. Torniamo
torniamo alla valutazione di questo HFE. E allora consideriamo questo modello, come dice la definizione, chiuso in cortocircuito sull'uscita e in configurazione emettitore comune, valutiamo l'HFE. Allora io lo ridisegno. Considerarlo così, emettitore comune, la resistenza R con X e poi ci vado a mettere un generatore di tensione, diciamo V con X, che fa sì che venga iniettata una corrente che entra nella base del transistore. E diciamo di qua. Vado a considerare la corrente di uscita. Allora, ci vogliamo calcolare il rapporto tra la corrente di uscita e la corrente di ingresso in queste condizioni, cioè di cortocircuito e di configurazione emettitore. Cominciamo col calcolarci la corrente di uscita. Io chiaramente qui non ho corrente perché ho messo in cortocircuito, quindi le correnti che ho qua dentro sono questa e questa. Quindi la corrente con zero equivale alla somma della corrente G con N Pi greco più della corrente che passa nella capacità C1. Abbiamo più volte detto che le correnti capacitive confrontate con la corrente, diciamo G con N Pi greco, io le posso trascurare. Quindi per quello che riguarda la corrente di uscita, io posso scrivere che questa è praticamente pari alla sola G con N Pi greco. Calcoliamoci invece la corrente di fase. La corrente di base io come la posso calcolare? Guardate, la Vp greco si trova ai capi di questa resistenza, di questa capacità, ma anche di questa capacità, perché io ho chiuso in cortocircuito l'uscita. Quindi io ho tre elementi in parallelo attraversati dalla corrente di Vp. Quindi io questa è con V la posso calcolare come Vp greco sul parallelo di questi tre elementi. Come lo faccio il parallelo di questi tre oggetti? Lo faccio come uno sulle omittenze. Ok? Come si fa il parallelo in questi casi? Quindi io che cosa ci avrò qui? E questo parallelo io lo vado a calcolare come 1 diviso 1 su Rp greco più SCU più SCP greco. Ok? E quindi mi posso calcolare questo rapporto tra le due correnti, che sarà pari quindi a Pi greco di Pi greco 1 più S C più C Pi greco per Pi greco. Quindi se Vp greco e Vp greco
si eliminano, che cosa ho qui? G con M è RP greco, non è altro che il beta calcolato alle medie frequenze, quindi il beta che abbiamo considerato quando abbiamo fatto i conti in assenza di capacità, fratto 1 più S C mu più C pi greco R pi greco. Sono calcoli algebrici. Ok, quindi se io vado a considerare l'HFE, questa espressione io la posso scrivere per S uguale J omega, cioè particolarizzata per le frequenze fisiche, io che cosa ho? Cioè che questo HFE in funzione della frequenza, che espressione ha? C'ha la solita espressione di un sistema a singola costante di tempo, dove beta con 0 rappresenta il valore in continua, diciamo, quindi questo valore qua, e adesso dovrei, diciamo, fare in dB per essere precisa, e ho un polo che si trova a RP greco più CP greco più C vuole. Quindi io, se conosco questo grafico, in realtà ho qualcosa che dipende dalla somma delle capacità. Se una delle capacità me la vado a misurare, posso ricavare un'altra capacità. In particolare, se io mi vado a considerare la FT, ricordate come si calcola la frequenza di transizione per un sistema a singolo polo, è sempre pari al valore in continua per il valore della omega 3 dB, o della frequenza 3 dB in questo caso, qui poi dobbiamo mettere in greco. Allora io mi posso calcolare questo come beta con 0 per 2 pi greco per pi greco c pi greco più c mu. Chiaro quello che ho fatto? La frequenza di attraversamento è sempre pari a questo punto per questo. Sempre, nei sistemi, è una proprietà dei sistemi a singola costante di tempo. Quindi se io faccio questo prodotto ottengo che questa frequenza è pari a questa quantità qua. A questo punto, poiché mi ricordo che questo qua non è altro che RP greco su G con M, io ottengo che dalla conoscenza di questo termine qua, che è quello che vi viene fornito essenzialmente dal datasheet, voi avete una stima della somma delle capacità. Ok? All'atto pratico a voi che cosa vi sarà fornito? Spesso negli esercizi io fornisco una delle due capacità e la frequenza di per cui attraverso questa formula qua ci si ricava la capacità incognita, sostanzialmente, dal punto di vista applicativo di questo sistema. Ok? Quindi uno conosce una delle due capacità, il costruttore vi fornisce questa espressione che dipende dalla corrente e uno si ricava la capacità che gli serve. D'accordo? Punto, quindi immaginando di conoscere tutti i dettagli del modello ad alta frequenza, facciamo come abbiamo fatto per il MOSFET, cioè consideriamo una configurazione classica, consideriamo un emettitore comune per vedere, e ricaviamoci l'intera risposta in frequenza dell'amplificatore. Ok?
facciamo adesso è banalmente calcolarci la risposta, diciamo, in frequenza delle 22 nuvole. Che significa? Significa che io mi voglio andare a calcolare oltre alla conoscenza dell'amplificazione a media frequenza, cioè quella che abbiamo fatto nella volta scorsa, che è questa, diciamola A con 0, voglio anche andare a valutare quanto vale la frequenza di taglio inferiore e la frequenza di taglio superiore, cioè voglio definire la banda passante dell'amplificatore. La banda passante, ossia FH meno FL. Noi la A con 0 l'abbiamo già valutata, quindi quello che vogliamo fare adesso è dare una stima delle frequenze di taglio. Il metodo che usiamo è ancora il metodo delle costanti di tempo, cioè un metodo semplificato che non mi dà i dettagli, quindi tutta la posizione dei poli a zero e la funzione di trasferimento del circuito, ma mi dà direttamente una stima delle due frequenze. Come abbiamo detto l'altra volta, la stima è tanto più corretta quanto uno dei poli è dominante rispetto agli altri. Ma in ogni caso, perché è un metodo, diciamo, molto semplice da fare, noi lo utilizziamo, poi uno con il simulatore invece può vedere tutti i dettagli della risposta in frequenza. Cominciamo, va bene, disegniamo innanzitutto l'amplificatore. Con la polarizzazione che abbiamo visto alle scorse lezioni. Quindi consideriamo un amplificatore emettitore comune che viene polarizzato da un generatore di corrente che genera una corrente IC, poi abbiamo il segnale, il carico che individuiamo con una resistenza RL e questa è la tensione che abbiamo il carico. Noi abbiamo già valutato per questo amplificatore, che cosa abbiamo già fatto? Abbiamo fatto l'analisi di C, che consiste nell'aver trovato il punto di lavoro, abbiamo calcolato i parametri del modello che si calcolano a partire dal punto di funzionamento, abbiamo già valutato il guadagno, la resistenza di ingresso e la resistenza di uscita alle medie frequenze. Quello che vogliamo aggiungere adesso è la determinazione della F con L e della F con H. Cominciamo dalla frequenza di taglio inferiore. Come al solito, noi stiamo analizzando questo particolare schema, però quello che dovete, diciamo, su cui vi dovete focalizzare è soprattutto il metodo, perché poi il metodo va applicato nello stesso modo a qualunque configurazione voi abbiate. Noi ne vedremo qualcuna insieme, poi le altre dovete, diciamo, essere in grado voi di applicarlo. Frequenza di taglio inferiore. Che cosa devo fare? Devo considerare l'effetto delle capacità esterne, mentre
le capacità interne, le considero dei circuiti aperti. Quindi sto in quel range di frequenze nelle quali le capacità esterne hanno effetto sul funzionamento del circuito. Le capacità del modello, del transistore, essendo capacità piccolissime, per queste frequenze, che sono le basse frequenze, le posso considerare dei circuiti aperti. Quindi devo considerare l'effetto di questi condensatori. Quindi quando vado a riportare il modello a piccolo segnale alla rete che circonda il dispositivo, devo considerare pure la presenza di questo. Dopodiché mi ricordo che il metodo delle costanti di tempo mi dice che una stima della omega con L è data dalla sommatoria su I dei termini R con I, C con I. Dove chi sono questi termini R con I, C con I? Sono le capacità moltiplicata per la resistenza vista ai capi della capacità che sto esaminando, considerando, quando vado a considerare una capacità, le altre dei okay? Quindi io prendo una capacità, mi calcolo la resistenza che vedo ai suoi capi e ottengo il primo termine di questa serie. Quando considero una capacità, le altre capacità del modello, del circuito, le devo prendere come dei cortocircuiti. Quindi a bassa frequenza questo qua si chiama il metodo delle costanti di cortocircuito. Quindi il circuito che devo andare a considerare allora sarà questo qua. Cosa ho fatto? Ho disegnato questo che è il transistore bipolare. Attorno al transistore bipolare ho disegnato la rete compresa delle capacità. Il generatore l'avrei dovuto mettere qua, non l'ho messo perché quando vado a calcolarmi le costanti di tempo vanno spenti i generatori esterni, quindi non ce l'ho messo proprio, ma diciamo è qui che sta il VSIG. E voglio applicare il metodo delle costanti di tempo su questa rete. Questo è uno dei casi in cui tenere conto della R0, visto che non va in parallelo alle altre, può risultare, diciamo, più complesso, quindi diciamo per semplificare il discorso trascuriamo la R0, che abbiamo visto è sempre, diciamo, la resistenza di valore più grande del circuito, sono centinaia di kilo. E andiamo ad applicare il metodo delle costanti di tempo. Quindi io che cosa ci avrò? Questa omega con L sarà pari a 1 diviso R con C con B per la resistenza equivalente vista ai capi di C con B più 1 su C con C per la resistenza equivalente vista ai capi della capacità C con C più 1 su C con E per la resistenza equivalente vista ai capi della capacità C con E. Questo mi devo andare a calcolare. Diciamo dovreste essere in grado di risolvere il circuito per ispezione, visto che abbiamo, diciamo, visto una serie di tecniche per risolvere in maniera più semplice queste reti.
andiamo a valutare la prima resistenza ai capi di C con B quando le altre capacità sono dei corti. Quando queste sono dei corti, questo punto qua va a massa. Quindi la resistenza che io vedo ai capi di questa capacità, chi è? Questa resistenza che va in parallelo a questa, questa volta, perché questo va a massa, è quello che viene, sta in serie con questa resistenza qua. D'accordo? Quindi qui avete un termine che è R sigma più RB parallelo RB greco. Ai capi della C con C, nelle stesse condizioni, quindi di queste due in corto, che cosa vedo? Se questa va in corto mi è facile pure considerare questa resistenza R0 perché va direttamente in parallelo a questa. Quindi che cosa vedo? Vedo questa in parallelo con questa in serie con R con L. No? Io devo andare a valutare la resistenza che vedo tra qua e qua. È come una rete nella quale voi qua mettete un generatore di tensione e andate a valutare la resistenza complessiva che vedete ai suoi capi. Quindi questa resistenza non è altro che R0 parallelo RC più R con L. La resistenza ai capi di C con L. Beh, se io guardo questa rete, qui potrebbe risultare non tanto immediato, quindi se non mi fosse così immediato io dovrei prendere, cortocircuitare questa, mettere qui il generatore di test e fare V su I. In realtà noi sappiamo come si risolve questa rete, l'abbiamo visto più volte. Se io guardo da qua, che cosa sto guardando se guardo il resto del circuito? Guardo la resistenza della base vista dall'emettitore. Quindi abbiamo visto, ma se volete lo possiamo fare pure poi con l'applicazione del generatore di test, ma io già so che se dall'emettitore guardo dentro al circuito io vedo la resistenza che trovo alla base divisa per 1 più beta. Ok? Lo possiamo anche vedere con il circuito equivalente. Per il momento lo scriviamo, poi ci convinciamo che effettivamente è così. Quindi io che cosa vedo? Vedo questa in parallelo con questa, questa unica resistenza va in serie con la RP greco e il tutto va diviso per 1 più beta, quindi mi compare un 1 più beta. Prima di analizzare il risultato convinciamoci che effettivamente questa è la resistenza che io vedo. Quindi se avessi voluto applicare la definizione, che cosa avrei dovuto fare? Avrei dovuto cortocircuitare queste capacità, quindi qui un cortocircuito, qui un cortocircuito. Ai capi della capacità di cui volevo calcolarmi la resistenza avrei dovuto mettere un generatore di test che eroga una tensione V con X attraversato da una corrente I con X. La resistenza quindi che io cerco, questa è già una resistenza incognita, è pari a V su I. Bene. Queste due stanno in parallelo. Quindi queste qua io le posso sostituire da un'unica resistenza R sigma parallelo. Quanto vale la tensione V con X? La tensione V con X è la tensione che io vedo da qua a qua. Quindi se io immagino che qua ci sta la corrente di base, la tensione P con X è I per R col segno cambiato, no, o forse con lo stesso segno, no, col segno cambiato, quindi è meno I con B
per R esiguo parallelo RB più RB greco. Ok. La con X però chi è la corrente di emettitore col segno cambiato, perché la corrente di emettitore è uscente. Quindi io la posso scrivere in termini di corrente di base come la corrente di base per 1 più beta. Meno e meno li combi se ne vanno e otteniamo esattamente lo stesso risultato che abbiamo visto utilizzando la regola della riflessione. Ok? Quindi se io mi metto dall'emettitore e guardo che le resistenze, io le devo dividere per 1 più beta. Se me lo ricordo lo faccio, se no applico, diciamo, i metodi classici, il risultato chiaramente mi deve venire lo stesso. Indipendentemente da come l'abbiamo ottenuto questo risultato, però andiamo a guardare i tre termini che abbiamo ottenuto. Vediamo che questi termini, questi a denominatore, hanno dei condensatori per delle resistenze. Noi sappiamo che le resistenze sono tutte più o meno dell'ordine dei kiloohm, i condensatori che noi mettiamo generalmente, li mettiamo nei microfarad. Quindi questo termine, oppure questo termine qua, grosso modo, hanno lo stesso valore. Soltanto che qua io ci trovo l'1 più beta sopra, che vuol dire che di questi tre termini, questo qua è il più grande. Quindi io ho una costante di tempo più significativa delle altre. Che vuol dire? Che vuol dire che di tutte le capacità che io metto nel circuito, quella che poi alla fine mi determina la frequenza di taglio inferiore è quella legata alla capacità C con E. Ok? Chiaramente omega con L grande che cosa vuol dire? Vuol dire che la frequenza di taglio inferiore io ce l'ho per frequenze più alte. Se io voglio una banda più larga, io dovrei avere che questa quantità qua è la più bassa possibile. Che significa? Significa che è qui che io devo andare a intervenire, riducendo questa costante di tempo qua. Come? Lo vedo da qua. Andando a aumentare il valore della capacità di emettitore. Ok? Perché è questa quella che mi limita la banda passante alle basse frequenze, la risposta alle basse frequenze. Quindi generalmente voi trovate che questa capacità di emettitore è una decina di volte più grande delle altre, per compensare il fatto che quello viene moltiplicato per 1 più beta quel termine. D'accordo? Allora uno dice, la aumento a piacere? Sì. A un certo punto aumentandola, però questo termine diventa, diciamo, numericamente confrontabile con gli altri, a quel punto è inutile che aumentate oltre, perché i tre termini vi peseranno allo stesso modo, quindi verrà fuori qualcosa che dipende dalle tre costanti di tempo. Quindi tipicamente, per essere pratici, molte volte io nei compiti, negli esercizi dico: valutare la risposta in frequenza alle basse frequenze dell'amplificatore, dopodiché modificare una delle capacità oppure tutte le capacità in maniera tale da avere anziché 1 kHz 100 Hz. Che vuol dire? Vado a vedere qual è il polo più grande, vado a intervenire sul condensatore, diciamo incriminato, perché sul condensatore, perché le resistenze io le ho fissate per altri motivi, le ho fissate per la polarizzazione, quindi non posso cambiare resistenze, se cambio le resistenze cambio tutto, cambio il punto di lavoro, cambio le correnti, cambio tutto. Devo cambiare il condensatore. Quindi intervengo sul condensatore. D'accordo? Quindi questo, diciamo, è quello che viene fuori, tenendo presente che il metodo è universale, quale che sia la rete, questo è il sistema. Interessante però è la risposta alle alte frequenze.
le sposta nelle alte frequenze, come si, quindi essenzialmente la stima della F con H, io come la vado a considerare? Sostituisco al posto del modello del dispositivo il modello alle alte frequenze. Quindi devo considerare il modello alle alte frequenze per il dispositivo. Devo considerare le capacità esterne, sono ormai diventate dei cortocircuiti, e quindi mi troverò soltanto le capacità interne del dispositivo. Quindi devo andare a considerare questa rete qua. La resistenza R con X non la considero quando vado a fare l'analisi manuale del circuito. In questo caso non ce lo metto il generatore di segnale, perché quello che voglio considerare, vabbè, ce lo metto poi quando vado a calcolarmi le costanti di tempo, in realtà diciamo lo devo spegnere. Noi abbiamo già visto un circuito, diciamo, fatto così quando abbiamo studiato la risposta alle alte frequenze del source comune. Che cosa abbiamo notato? Che quando uno ha una topologia di questo tipo, ha questo elemento qua che è a cavallo tra l'ingresso e l'uscita. Questo rende l'analisi un po' più complicata di quelle banali a cui noi siamo abituati. Però noi abbiamo visto anche che questo elemento può essere in realtà ricondotto a due condensatori, uno tutto all'ingresso e uno tutto all'uscita, applicando il teorema di Miller. Vi ricordate? Che cosa dice il teorema di Miller? Che io posso passare da questa capacità Cmu a due capacità, una tutta in ingresso e una tutta in uscita, C con 1 e C con 2, che posso calcolare a partire dalla Cmu moltiplicandole per un termine in un caso 1 meno K, in un caso 1 meno 1 su K, dove K è il rapporto delle tensioni ai capi della capacità stessa. Questo è il teorema di Miller. Quindi il K di Miller chi è? È il rapporto tra la tensione che ho qua e la PD. La tensione che ho qua quanto vale? Va il parallelo delle resistenze per la corrente cambiato di segno. Quindi meno G con M, la chiamo R0 asterisco, il parallelo delle tre resistenze. Ok?
Quindi io posso eliminare quella capacità C mu e considerare la presenza di un condensatore C con 1 che è pari a C mu per 1 più G con M R0 asterisco in ingresso e una capacità che è pari a 1 più 1 su G con M R0 asterisco in uscita. La cosa più importante di tutto questo ragionamento qual è? Che al di là dei calcoli che uno fa, che cosa notiamo noi? Questo G con M R0 chi è? È il guadagno massimo dell'emettitore comune. Perché? Se voi vi ricordate, il guadagno dell'emettitore comune chi è? G con M per il parallelo delle resistenze, per il partitore che ho all'ingresso. Il partitore che ho all'ingresso è qualcosa che mi riduce il guadagno. In questo caso qua io ho il guadagno massimo, che vuol dire che io la capacità che riporto all'ingresso è non solo la capacità CMU, ma la vado a moltiplicare per il guadagno massimo dell'amplificatore. Quindi, anche se questa capacità noi diciamo sono piccole, generalmente questa ha un valore molto più piccolo di questo, per effetto dell'applicazione del teorema di Miller, quando io la vado a riportare in ingresso, in realtà lei pesa moltiplicata per un numero molto grande, quindi ha un effetto molto significativo. Di contro, la parte di CMU che io vado a riportare in uscita, sempre perché questo numero qua è molto grande, uno su questo numero qua praticamente è trascurabile rispetto all'uno, quindi che vuol dire? Che io in uscita mi ritrovo praticamente la stessa CMU, d'accordo? Perché 1 su G con M è 0, è piccolissimo. Quindi per effetto della trasformazione di Miller io vado a notare che questa capacità riportata all'ingresso ha un valore molto grande. E quindi questo circuito che io ho disegnato qua lo posso a questo punto ridisegnare come segue per andarmi a calcolare le costanti di tempo. Volta il generatore BSIG perché mi devo soltanto andare a calcolare le costanti di tempo e ho sdoppiato la capacità CMU. Su questa rete qua io posso andare a applicare il metodo delle costanti di tempo di circuito aperto, cioè quello che mi serve a dare una stima della omega con H. Questo metodo mi dice che io questa volta devo andare a valutare questi termini qua, uno sulla sommatoria delle costanti. Omega con H
sarà uguale a 1 diviso, consideriamo questa maglia qua, quindi questa prima capacità, io qui ho una capacità che è data dal parallelo delle capacità, quindi dalla somma delle capacità, quindi ho Cp greco più C1 che moltiplica, qual è la resistenza vista ai capi in questa capacità? È 1, 2 e 3 in parallelo, quindi Rc parallelo Rb parallelo Rc greco più dall'altra parte ho C2 per R0 stesso. Quindi diciamo l'analisi delle resistenze ai capi è banale perché di fatto sono due maglie che sono indipendenti. Quindi se mi vado a ricordare chi sono le capacità, ottengo questa qua è Cmu per 1 più Gm R0 asterisco, che moltiplica il parallelo di queste resistenze, più Cmu per il parallelo di queste resistenze. Questo è l'ordine. Vedete, questi due termini sono molto diversi tra di loro. Qua c'ho Cmu per questa resistenza, qua io ho Cmu moltiplicato per un termine molto alto più una Cp greca. Quindi è evidente che questo termine qua è quello che maggiormente pesa nella determinazione dell'omega con H. Quindi quello che mi limita la risposta alle alte frequenze è questo termine. E guardate, noi su questo termine qua di fatto non abbiamo molto margine per agire. Perché? Perché le resistenze le abbiamo scelte per la polarizzazione. Se noi vogliamo che questo circuito guadagni, necessariamente avremo G con M per R0 alto. Le capacità interne noi non le possiamo modificare, quelle sono, dipendono da come è realizzato il dispositivo. Quindi che cosa vuol dire? Che stante così la questione, noi non riusciamo ad avere mai, con un emettitore comune, contemporaneamente un guadagno elevato e una banda elevata alle alte frequenze. Ok? Quindi questo qui è un problema, perché ci dice che io se volessi usare soltanto un emettitore comune non potrei mai avere contemporaneamente banda e guadagno. Prima di fermarci, notiamo una cosa. Perché questo avviene? Perché l'emettitore comune ha questo problema? C'ha questo problema perché c'ha questa capacità qua, a cavallo, che riportata in ingresso risente di questo effetto moltiplicativo. Se ci pensiamo bene, le altre due configurazioni, cioè la base comune e il connettore comune, questo problema non ce l'hanno. Perché? Questa capacità tra chi sta? Sta tra base e connettore. Nella base comune questo punto qua sta a massa, quindi questa capacità starebbe tra connettore e massa, tutta sull'uscita. Nel connettore comune questo punto sta a massa, quindi la capacità sarebbe tra base e massa, tutta all'ingresso. Non dovrei fare nessuna trasformazione, queste capacità compaiono con il valore che hanno. Quindi che vuol dire? Però noi sappiamo che le altre due strutture non hanno guadagno, quindi necessariamente se io voglio tenere tutte e due, diciamo, le caratteristiche, io devo utilizzare delle strutture più complesse che utilizzano i vantaggi di una configurazione e dell'altra per ottenere, diciamo, una risposta in frequenza più elevata.